preparo con voi, cioè io che mi preparo e voi se mi guardate mi preparate con me. E cominciamo con le creme. Prima metto questo contorno occhi di Bottega Verde. Poi metterò una crema di Neve Cosmetics. Ecco, non so perché si era firmato il video. Vabbè, dicevo che oggi ho voglia di blu come il mio smalto. Quindi niente. Ecco, ho messo la crema sugli occhi. Allora, che avete fatto voi per le feste? Io sono stata a casa con i parenti e niente. Poi sono andata a messa di Natale e basta. Se volete vi farò il video dei regali, anche se comunque non vi aspettate chissà che, perché io i regali belli, grossi e tanti, me ne faccio da sola. A parte quello del mio ragazzo che è stato molto carino, lo volevo. Se volete vi faccio vedere. Ma sicuramente lo farò il video, ma sarà molto breve. Molto, molto. Magari quello sugli autoregali, se lo dovessi fare, quello sarebbe veramente lungo. Sì, perché diciamo che Natale dura solo un giorno. Per me invece, vabbè, praticamente. Ah, comunque questo burro cacao dei provenzali all'argano è veramente buono. Così giusto a titolo informativo. Comunque dicevo che. E dicevo, che invece se dovessi fare il video degli autoregali sarebbe molto lungo, perché perché mi sono regalata tante cose, eh già, e continuo a regalarmene, perché mi dico, vabbè, Natale è finito, adesso hai fatto anche i regali altri, adesso ti fai i regali a te come se non te ne fossi fatta per niente. Io tipo ho cominciato a settembre a farmi i regali di Natale. Vabbè, dettagli. Allora, che facciamo? Facciamo prima, mettiamo una base agli occhi. Io metto il soft ochre di MAC, che è un altro autoregalo che mi sono fatta ieri. Insieme a un altro rossetto di MAC, che è il Velvet Teddy, ma poi penso che ve li farò vedere. Non sapevo se prendere questo ombretto qui, perché avevo paura che mi seccasse troppo l'occhio, avendo io comunque una pelle secca. Invece devo dire che è molto cremoso. Si asciuga bene. Boh, mi piace per ora. Certo, è la prima volta che me lo metto. Però tipo ho fatto una prova prima per vedere qualche prova trucco per Capodanno. Infatti c'è un po' di brillantini in giro. Dettagli. Allora, perché mi sto preparando con voi? Perché penso di. Cioè, penso, oggi ho voglia di blu, voglia di fare un trucco diverso, ho voglia di chiacchierare, quindi. Oggi in particolare è il compleanno di mia sorella, che fa 16 anni, e quindi niente, intanto vi faccio vedere quello che faccio. E niente, visto che è il compleanno di mia sorella, adesso mi preparo e poi ce ne andiamo a Roma, al centro commerciale Roma 2, mi sembra che si chiama, che sta all'Eur, e andiamo a fare un po' di shopping. Noi non è che ci sopportiamo tanto, però in fondo siamo simili, perché lei si è optato per lo shopping, insomma. Poi applico on shimmer con lo dito. Questo sarà un trucco molto semplice, ma un po' d'effetto, diciamo. Poi vedrete il perché. Pare più brutto in videocamera, non lo so, ma pure io. Appaio più. No, non è così. Non è così, fidatevi. Abbiate fede. E niente. Non so che cazzarola fare per Capodanno. Ecco, ho rotto la matita.
Volevo fare qualcosa di carino, ma a me sinceramente non mi vado a fare niente. Boh. Quest'anno. Cioè io non l'ho mai festeggiato perché alla fine sono stata sempre con i miei genitori. O andavamo all'estero. Comunque non è che abbiamo mai fatto chissà che. Cenavamo a casa se stavamo in Italia, ecco. Stavamo a casa, cenavamo e ciao, male che va, mi ubriacavo da sola, ma niente mai di molto eclatante. Scusate, sono un po' concentrata, infatti ho fatto una merda, lo sapevo. Perché mi sono detta, guarda come è venuto bene da questa parte, ecco qua una cagata, mo ve lo faccio vedere, se ci riesco. Ecco, guardate qui che bellina, guardate questa, wow, una merda, una vera merda. Oh mio Dio. Ok. Io faccio veramente schifo lì, ma non so perché. Cioè, oh mio Dio, non è che sia molto meglio, però. Non così. Cerchiamo di sistemarla. Per quanto ci è possibile. Ma un attimo, sfumo tutto così. Proprio alla buona. Con solo. Boh, mo ripassiamo. Vediamo un po'. Più o meno. Sì, mi piace. Vabbè. Io di solito faccio prima la base, invece stavolta prima gli occhi. Adesso sto applicando una matita bianca dentro alla riga, la riga. Ho voglia di fare qualche video tag, qualcosa di carino, divertente, non so però che cosa fare. Non c'è nessuno che mi ha particolarmente ispirata, devo dire, quindi boh, non lo so. Non saprei proprio cosa fare. Io ce n'avrei uno che forse non ha fatto mai nessuno, quindi forse è mio. Che sarebbe What's in my car? Perché tutti fanno, cioè è conosciuto il What's in my bag, cosa c'è nella mia borsa. Io invece vi dovrei far vedere cosa c'è nella mia macchina, perché nella mia macchina c'è di tutto, perché a me piace avere tutto a disposizione nella macchina, quindi io prendo e butto la roba. Addirittura ho un elefantino di peluche gigante che mi aveva preso il mio ragazzo a quelle macchinette, sai, che estrai il pupazzetto, e me l'aveva preso e, aperta parentesi, non è mai riuscito a prendere quello che voglio io, cioè il Minion bastardo, chiusa parentesi, e niente, sarebbe, per me sarebbe carino, però non so quanto può interessare. Quindi non so se farlo, ditemelo voi, magari se qualcuno vedrà mai questo video. Ah, io adesso ve lo dico. Tanto siamo qui che parliamo. Io non faccio video per visualizzazioni, non faccio video per soldi, anche perché non mi pagano. Oh, crediamoci bene che se mi pagassero, cioè non è che ci sputo sopra. Assolutamente, però lo faccio per hobby. Lo faccio per hobby perché mi piace, perché mi diverto, perché mi libero, perché dico e faccio, ho l'occasione di dire e fare quello che voglio. Quindi è solo questo, anche perché se andate a vedere ciò, per ora mi sembra 36 iscritti, tipo 3 visualizzazioni a video, quindi non lo faccio per altro, se no. Però, certo, se giorno da caso dovessi guadagnarci qualcosa, non è che ci sputo sopra, io ve lo dico. Ecco, forse se avete visto qualche video, forse avete capito che a me piace dire le cose come stanno.
Piace dire quello che penso. Cioè, non solo nel video, proprio nella vita, quindi è per questo che cerco sempre di dire sempre ciò che veramente penso, cioè non è che. Ma poi lo sentite da come parlo, insomma, non cerco di avere la voce tutta bella impostata perché sto facendo il video e allora devo essere apparire perfetta. No, io sono così. Anzi, forse sono più vera così adesso con voi che se avessi qualcuno davanti con cui parlare. Sì, perché con voi non lo faccio, con voi o chiunque c'è. Invece mi diverto così. Poi fissiamo il tutto qua. E niente. Se qualcuno è di Roma o vicinanze, magari se vede questo video mi può dire qualche idea per Capodanno, anche se non so quando lo metto online. Comunque se ce la faccio lo edito subito prima che andiamo via e lo carico. Se ce la faccio, spero di sì. Devo dire? Ah, che ieri infatti sono andata a fare shopping perché devo fare anche il regalo a mia sorella. E andando da Sephora mi era presa proprio la rossettite che io ho sempre di mio, però ieri proprio volevo rossetti. Da MAC ne ho preso solo uno di quelli che volevo perché gli altri non c'erano. E su altri ero indecisa e quindi non lo so. E poi stavo con un ragazzo che sempre, sai com'è, sbrigati, andiamo, forza. Ah sì, metterò un rossetto molto sobrio al guy di Mulak. Oggi mi gira così, raga. E allora, andando da Sephora, faccio un giretto. E poi penso, ma scusa, ah, perché non ti prendi un rossetto NARS? Raga, non c'era la NARS. Scusate un attimo. Allora, eccomi. Io stavo nel centro commerciale Porte di Roma. Ci sono rimasta malissimo. Non so se alla Sephora al corso, che sta al corso a Roma, c'è. Rivendono NARS. Però lo spero io. Ecco qui, guy, tutta la sua bellezza. Io stavo aspettando di. Ecco, mo arrivo. Eccola, rompipalle. Auguri. Guarda che te ce lascio, eh. Quella era mia sorella. Visto che sono già così sobria, penso che farò solo un leggero contouring. Ma molto leggero perché sennò mi scambierò. Veramente per pazza. Ok. Non ho fissato il correttore. Ah. Mi sono detta sono pronta, mi sono scordata il mascara. Vabbè, insomma, se qualcuno sa se è lì alla Sephora al corso, insomma, c'è, o altra Sephora che stanno a Roma, c'è NARS, me lo dica, perché sarei molto curiosa di acquistare qualcosa di NARS. Ci sono rimasta male, veramente male. Poi volevo fare un ordine Maghillalia dal sito Maghillalia, ma non lo so, sono un po' indecisa. E poi vorrei tanto i rossetti della collezione di Paola P. Quelli ce l'ho qua, perché come sapete, se l'avete capito, sentito, insomma, io
faccio canto lirico e quindi un attimo e quindi a me piacere, cioè io li colleziono più che altri rossetti, c'ho pure questo qua che vi ho fatto già vedere in un tag sui miei rossetti ABC tag e ABC lipstick, una cosa del genere. Questo qui nero che mi piace, che lo voglio mettere, però ovviamente più difficile da mettere. Vabbè. Dici, oggi ti sei messa il rossetto blu. Che cazzo te ne fotte di mettere il rossetto nero? Avete ragione, in effetti. Però oggi ho messo il rossetto blu perché sto con i miei. Vado a Roma, che comunque non è un paesino, e quindi magari non c'è nessuno per rompere le palle. Anche se a me non è che mi importa tanto, però nei paesini meglio evitare perché veramente dopo mi incazzo. E quindi ho approfittato anche perché ragazzo. Insomma, ecco. Poi se avete visto gli altri video capirete. Oh mio Dio, che poco mi accendo. Poi volevo prendere, sì, i rossetti con Lili di Dina Paola qui, che è la collezione ispirata a opere liriche, quindi come faccio a non prenderli? Poi, non so, vabbè, da MAC voglio prendere molte altre cose. Sto pensando di prendere altri Pelpot, perché quello in effetti mi piace tanto, è molto veloce, poi pure per l'università, insomma, 5 minuti hai fatto. Quindi non lo so, poi si asciuga subito, quindi non devo stare aspettando niente. Male che va quello, un po' d'ombretto, ciao. Però non lo so, un acquisto che voglio fare sicuramente da Sephora quando non avrò più mascara è il Bath & Sex, perché mi è piaciuto tanto. E poi per ora da Sephora non, ecco, mi sta zozza tutta, non mi ispira a niente purtroppo. Dico purtroppo perché a me mi piace fare shopping. Comunque dal 3, il 3 gennaio mettono i saldi. Almeno visto a Porte di Roma ieri. E quindi aspetto con molta trepidazione che sia il 3. Per fare tanto bello shopping. Sembro una cretina, mi sa. So. E non so perché, ma io alzo la testa quando metto un mascara. Poi faccio sempre tutte facciacce. Sarò pazza. Mannaggia. Spero di non far casini questo rossetto, perché in effetti non è un colore molto facilmente gestibile. Tanto me lo porto, lo ritocco, è male che va, chi se ne frega, cioè voglio dire. Ok. Adoro questo mascara. Bello, 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 ora faccio vedere. Quando ho finito ve lo faccio vedere. Ok. Tanto ho finito, quindi ora vedete. Vi faccio vedere tutto. Ritocco un attimo il rossetto. Degli occhi, non so come farvi vedere il mascara, però forse è così. Boh, vabbè, comunque è buono. Ok, mi slego i capelli. E adesso sono pronta per uscire. No, scherzo, questo è il pigiama. Mi sto strozzando. Adesso vi faccio vedere tutto l'outfit.